Salvini, beh, per che cosa lo potremmo ricordare Salvini in campagna? Intanto perché è giusto ricordare che si è emendato, almeno apparentemente. Noi lo ricordiamo come un esponente politico che ha calpestato allegramente la dignità dei meridionali, la dignità dei napoletani. Ha offeso per anni, però bisogna essere caritatevoli, bisogna accogliere pecore e smarite se si è pentito bene, però se continua a dire fesserie non va bene, vuol dire che è un pentimento finto. Lui vorrebbe fare in campagna altri 3 termovalizzatori tra Caserta e Napoli, cioè vorrebbe fare 3 termovalizzatori nella terra dei fuochi cosiddetta, comunque tra Napoli e Caserta, poi non precisa dove. Quindi viene, quando viene in campagna ci porta questo bel messaggio. Poi il top, diciamo, dell'effervescenza, ecco, diciamo così. Non volevo dire del cabarettismo, lo raggiunge quando parla di sanità. Intanto dovremmo fare un appello a Salvini per fare la persona seria. Qualche settimana fa c'è stata a Bergamo, in provincia di Bergamo, Lombardia, una quasi epidemia di meningite. Ho avuto 10 casi di meningite, i cittadini facevano la fila per la vaccinazione. Ora io non mi sarei mai permesso di speculare su quell'episodio per diffamare la sanità della Lombardia, che è una grande sanità obiettivamente. Bisogna fare le persone serie. Quando arriva questo in campagna dice cose campa strampalate. Ma dico, ma santo Dio, ma informati prima. Ma lo dico per te, per evitare di fare figuracce. La campagna è oggi. La prima sanità d'Italia in almeno 5 prestazioni. 10. E al Pascale abbiamo delle autorità scientifiche di valore mondiale. Per il melanoma abbiamo il più importante primario del mondo. Per i tumori al seno abbiamo terapie farmacologiche che vengono adottate in America. Facciamo formazione professionale ai medici russi, sudamericani, dell'America Latina. Siamo la prima sanità d'Italia per la cardiochirurgia, la prima per i trapianti di rene. Quando io dico i primi, non solo per il numero di interventi, ma anche per gli esiti, cioè per le persone che poi sopravvivono all'intervento, il 97%. Siamo la prima regione d'Italia per la ricerca scientifica sul cancro. La regione ha investito, come sapete, 160 milioni di euro. Presenteremo, credo, a breve anche i risultati, i primi risultati di questa linea di ricerca. Allora, queste cose vanno dette con chiarezza e vanno rivendicate a noi con un po' più di orgoglio. Orgoglio. Abbiamo fatto cose bellissime. Registro tumori infantili, siamo una delle 3 regioni d'Italia che ha realizzato il registro tumori infantili. Abbiamo prestazioni chirurgiche, penso a gastroenterologia, all'ospedale di Gragnano si fanno interventi con tecniche chirurgiche che sono all'avanguardia del mondo. Gragnano non è un grande ospedale. Pozzuoli, Ruggi, ma come si fa a non parlare con rispetto di quello che abbiamo fatto? Delle centinaia e centinaia di medici professionisti primari impegnati in una sanità davvero eccellente. Poi so bene che dobbiamo fare tante altre cose, ma abbiamo già dimezzato le liste di attesa. Dobbiamo migliorare negli screening oncologici. Qui siamo in ritardo, a medicina territoriale, bene, ci stiamo arrivando. Ma questa è oggi la sanità campana.